Costruire un fidanzamento serio e duraturo nei prossimi anni sarà sempre più complesso e difficile. E qui la pandemia e i vari lockdown non c'entrano assolutamente niente. Cerchiamo di capire perché sarà così complicato costruire e consolidare una relazione sentimentale. Uno, sindrome del consumismo. Oggigiorno viviamo indubbiamente in una società consumistica. Un cellulare ormai si cambia ogni anno. Un computer ogni due. Una macchina dopo 5 anni è già vecchia. E bisogna andare subito alla ricerca del prossimo leasing o del prossimo finanziamento. Per non essere di meno del vicino di casa, che la cambia ogni 4 anni. Insomma, siamo in continuo movimento per cambiare oggetti che portano felicità e soddisfazioni a breve termine. Lo stesso tipo di mentalità si sta adottando anche nelle relazioni sentimentali. Ossia, si cercano continuamente soddisfazioni di breve durata. Vuoi che forse hai paura di rimanere da solo? Vuoi che magari i tuoi amici ti stanno prendendo in giro perché sei single? Vuoi che probabilmente pure tu hai bisogno di soddisfare le tue pulsioni sessuali? Insomma, si continua a cercare di costruire una relazione non perché si vede un futuro nella stessa, bensì per colmare dei vuoti, soddisfare dei bisogni fisici o dribblare le chiacchiere della gente che spesso parla a vanvera. 2. Sindrome del prodotto migliore. Questo termine l'ho coniato io, non credo esista. È legato specialmente all'infedeltà maschile. Cerchiamo di capire più da vicino cosa accade spesso nella vita di coppia. Un ragazzo conosce una ragazza. I due si vedono, iniziano a frequentarsi e ad uscire insieme. Si sentono ogni giorno e decidono di fidanzarsi. Bene, in questo momento succede una cosa particolare. L'uomo di turno a volte non cancella i propri profili dai vari siti di incontri e dalle dating app. Cioè, li tiene attivi e li usa di tanto in tanto, come se fosse consapevole di non gradire a sua fidanzata al 100%. Tutto ciò lo porta a ricercare continuamente ragazze migliori della sua. Questo è un problema veramente molto diffuso. Infatti, a mia cugina Letizia scrivono continuamente ragazzi fidanzati, che magari convivono e conosco pure personalmente. Quindi è difficile che tali relazioni durino nel tempo. Prima o poi finiranno per naufragare a causa dell'infedeltà o dell'insoddisfazione. 3. Sindrome dell'approvazione e dell'esibizionismo sociale. Da quando sono nati i social ho notato un fenomeno abbastanza ricorrente e peculiare. Sembra che le persone abbiano fretta di cambiare il proprio stato sentimentale su Facebook per farlo sapere alle altre persone. Oppure non vedono l'ora di postare su Instagram foto con il proprio partner, anche se la reazione è partita da poco. Insomma, sembra che il focus non sia più vivere la reazione, bensì cercare l'approvazione degli altri o esibire pubblicamente il partner nel caso in cui questo sia fisicamente molto gradevole. Tutti questi aspetti dovrebbero farci riflettere. Una volta non esistevano i siti di incontri, non esisteva Tinder, Facebook e Instagram non c'erano. E prima di buttare via un prodotto si provava sempre a ripararlo. Fatalità, creare una relazione sentimentale duratura era molto più semplice e usuale di adesso. Che sia un caso? Secondo me no.